siamo qui quest'oggi, questo sabato mattina, per iniziare una sorta di tour che comincia, che parte da Catania e poi si snoda verso altre tappe, Palermo nel pomeriggio e poi domani Raffadali e Nissoria, per la presentazione di Cuffaro, tutta un'altra storia, un libro edito dalla Bonfirraro Editore. Salvo Bonfirraro l'editore è alla mia destra, un libro scritto da Simone Nastasi, che è un giornalista e scrittore di origini siciliane, ma in realtà vive e lavora a Roma, e naturalmente centrato sulla vicenda giudiziaria di Totò Cuffaro. A proposito, l'ex presidente della regione, che proprio poche settimane fa è uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna, una lunga condanna di quasi 5 anni, arriverà fra un po' per assistere anche lui, magari se ne avrà voglia, avremo modo di in qualche modo di sentirlo. Devo dire che dopo aver letto e riletto il libro, questo libro su Cuffaro è un libro, per così dire, necessario. Il caso Cuffaro, nonostante la vicenda sia, insomma, conosciuta da tutti, con i risvolti anche umani legati appunto alla carcerazione preventiva, il caso Cuffaro, dicevo, mi assomiglia in qualche modo a quello che gli americani chiamano, ci hanno fatto e ci fanno anche dei telefilm, un cold case, cioè un caso un caso freddo che va con calma, con precisione, come chiesta un giornalista che sa fare bene il proprio mestiere, va analizzato. Ed è il lavoro che Simone Nastasi ha fatto, va analizzato leggendo bene le carte. Se dovessimo scegliere un titolo per parlare giornalisticamente del caso Cuffaro, potremmo partire dicendo la pistola fumante o la ruota della fortuna? The smoking gun or the wheel of fortune? Smoking gun, la pistola fumante, è quando una prova inoppugnabile, quando appunto l'assassino viene trovato con la pistola fumante, per cui la prova è indiscutibile. Oppure la ruota della fortuna. Conoscete quel gioco che è di derivazione americana, poi i format vengono importati in Italia, dove con le parole si compone qualcosa, e in realtà, come ha scoperto dalle carte, come si è, chi ha seguito il processo anche, ha anche avuto modo di vedere, ecco, una composizione del nome di Cuffaro, che poi in qualche modo rappresenterà una delle prove regine, ha un ruolo centrale nella vicenda di Cuffaro. Mi riferisco in particolare alla frase ragioni a via Totò, quando in casa del boss Gutta d'Auro viene trovata, o comunque viene rilevata, la presenza di una pulce, di una microspia ambientale. C'è, lì è l'ottimo lavoro dell'autore di Nastasi, come dire, c'è una ridda di ipotesi. Il tribunale in primo grado si affida a un esperto che dice sì, però insomma, da quello che si avverte la registrazione, quello che io sento potrebbe non essere certo al 100%. Parla di registrazione fonetica. Il termine fonetico sta a indicare che è fonetico tutto ciò che l'orecchio può udire. Poi un altro esperto dice una cosa diversa, un terzo esperto corregge, se non che i giudici poi convergono su una verità che è frutto del libero convincimento delle toghe, ma che dalle carte che Simone Nastasi ci offre in questo Cuffaro, tutta un'altra storia, non è proprio una verità come oro colato. Fatto sta che a più riprese, e tutte nel gennaio,
non so se c'è una coincidenza, siamo anche noi a gennaio, e tutto nel mese di gennaio di diversi anni, il 18 gennaio del 2008, Totò Cuffaro viene con l'accusa di favoreggiamento aggravato, viene condannato a 5 anni di reclusione. Il 23 gennaio del 2010 la condanna viene in seconda istanza, in secondo grado, aumentata a 7 anni, e lì si capisce che la storia giudiziaria, la vicenda personale di Cuffaro può finire male, come finirà male, perché i magistrati accrescono appunto la condanna, portandola da 5 a 7 anni, e riconoscono l'aggravante mafiosa, il cosiddetto dolo specifico. Talché la Cassazione, davanti a, insomma, a questo impianto accusatorio, come dire, lo conferma, nonostante, così un last minute, nonostante il procuratore generale avesse detto, e a quel punto del procuratore generale Galati avesse detto che non c'era favoreggiamento di tipo mafioso, e se fosse stata accolta questa tesi, naturalmente staremmo a parlare di un'altra storia e non della storia giudiziaria che poi ci ha consegnato un uomo politico potente, potentissimo, presidente della regione, Totò Vasavasa, e non stiamo a spiegare perché. Qualcuno dei giornalisti, appartengo alla categoria, ha tenuto a battesimo il termine cuffarismo nel senso negativo, per racchiudere un po' un sistema clientelare. Il merito di Simone Anastasi è anche quello di averci consegnato, di consegnarci con questo libro un quadro completo, per esempio, dei magistrati, fra falchi e colombe. E badate che le colombe, Piero Grasso, Pignatone, non sono quelli che vogliono salvare Cuffaro, ma sono quelli che propendono per un, come posso dire, per un low profile, per una versione light dell'accusa, e poi avranno ragione, a differenza di Matteo, dello stesso Ingroia, che volevano partire in quarta con l'aggravante mafiosa. Avranno ragione, perché così è. Non si sofferma il libro sull'aspetto umano, sugli aspetti umani legati appunto alla vicenda di Cuffaro, lasciatemelo dire senza tanti giri di parole, alla dignità che il comportamento dell'ex presidente della regione ha avuto, prima nel costituirsi, praticamente un minuto dopo che la Cassazione ha confermato il verdetto di condanna di secondo grado, e poi scontare, nel pieno rispetto delle istituzioni, quasi 5 anni meno un mese, qualcosa che nessuno nella storia italiana ha mai fatto. E anche quello che ha detto in corso d'opera, ha scritto due libri, anzi tre, uno è uscito da qualche settimana, Cuffaro, per parlare un po' di quello che è stato l'inferno della detenzione. Bene, oggi parleremo di questo libro, tutta un'altra storia, con l'autore Simone Anastasi, che è la mia sinistra, con lo stesso editore Salvo Bonfiraro, e la Bonfiraro Editore è una piccola grande casa editrice che ha sede in quel di Barrafranca nell'Ennese, e poi con un paio di addetti ai lavori, uno degli avvocati del collegio difensivo di Cuffaro, l'avvocato Marcello Montalbano, e poi Salvo Fleres, che è stato deputato regionale, è stato parlamentare nazionale e anche garante per i detenuti, Calogero, Lillo Miceli, un giornalista della Sicilia che più volte ha avuto modo, come gran parte dei giornalisti siciliani, di occuparsi del caso Cuffaro, e poi Piero Lipera, che di professione fa l'avvocato, ma che al di là di questo ha sempre difeso. Io mi ricordo che la prima intervista, fatta pochi minuti dopo che era stata
stata confermata la condanna dalla Cassazione, la feci proprio a Piero Lipera, che difese e continua a difendere a spada tratta Totò Cuffaro. Credo di non avere dimenticato nessuno. Se siete d'accordo, farò delle domande agli amici che sono qui per presentare il libro, partendo subito da Simone Anastasi, che è l'autore di Cuffaro, tutta un'altra storia. Simone, avendo, complimenti per il tuo lavoro, tanto per cominciare, avendo messo mano a una mole sterminata di documenti, che convinzione ti sei fatta? Quali sono stati gli elementi, se sono stati più di uno, a determinare il guaio giudiziario di Cuffaro? Quella visita nel retrobottega del negozio di abbigliamento di Bagheria, negozio Bertini, con l'ingegnere Aiello, questo personaggio potente che poi si scoprirà essere la longa manos, il prestanome di Bernardo Provenzano, questa intercettazione poco chiara ma che in qualche modo ha convinto i giudici che insomma contenesse il nome di Totò Cuffaro. Cosa realmente ha influito perché il destino di Cuffaro fosse quello che poi tutti abbiamo conosciuto? Grazie a Nicola che mi ha introdotto insomma anche troppo bene dal mio punto di vista. Io non sono molto abituato ai riflettori, per cui non voglio annoiarvi troppo. Io, prima di rispondere alla domanda, vorrei invece rivolgere alcuni ringraziamenti perché sono doverosi. Primo all'editore Salvo Bonfirraro, che ha permesso che questa opera potesse essere in mano a qualcuno di voi. Poi volevo ringraziare tutti gli avvocati che mi hanno sostenuto, ma hanno sicuramente collaborato alla stesura di quest'opera, e non è stato facile, come anche Nicola diceva poc'anzi. Uno di questi è qui vicino a me, Marcello Montalbano, che sarà anche oggi un prezioso aiuto, soprattutto per quello che riguarda la narrazione della vicenda giudiziaria dal punto di vista tecnico. Poi vorrei ringraziare anche lo stesso Totò Cuffaro per la lealtà che ha dimostrato nei confronti delle istituzioni e del popolo italiano stesso, quindi da italiano. Io non sono siciliano, ho delle origini, ma sono nato e vivo a Roma, ma da italiano mi sento di ringraziarlo, perché in un momento come quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, dove comunque abbiamo assistito ad un perenne conflitto fra magistratura e politica, lui da politico condannato ha dato invece l'esempio di come un uomo potente caduto in disgrazia possa invece comunque, nonostante tutto, rispettare chi lo ha condannato. Soltanto per questo penso che Cuffaro vada ringraziato. Finendo con i ringraziamenti, poi voglio ringraziare voi, scusatemi se non l'ho fatto prima, perché mi state dando la possibilità di parlare di fronte ad una platea così numerosa. La città di Catania mi ha accolto per la seconda volta dopo il mio primo libro, che ha narrato la vicenda, un'altra vicenda contorta, anzi per un certi aspetti anche più eclatante di questa, che è la vicenda che ha riguardato Antonino Speziale. E io colgo l'occasione per sgombrare subito il campo dal qualsiasi tipo di equivoco: Antonino Speziale con l'omicidio di Filippo Raciti non c'entra assolutamente nulla. E non ho la pretesa di dirlo io, ma lo dicono le stesse persone che quella sera c'erano, e io mi sono trovato a parlare di quel caso di fronte a un pubblico che non è quello che ho di fronte a me oggi, ma ci tenevo in modo particolare a rivolgermi anche a voi che siete cittadini di una città meravigliosa quale quella di Catania, e che probabilmente avete avuto una, ma non certamente per vostra negligenza, ma perché non è il vostro lavoro leggersi tutte le carte processuali del caso Speziale,
Ma vi posso assicurare, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, che Antonino Speziale con l'omicidio di Raciti non c'entra nulla. Lo ribadisco e sono pronto a ribadirlo anche di fronte a chiunque, perché sono talmente certo di quello che dico. E questo, se poi avrete la pazienza di leggere il libro, il caso Speziale, potrete in appendice leggerlo nelle carte processuali stesse. Detto questo, e mi sentivo di farlo, quindi scusatemi se vi ho annoiato un po', rispondo alla domanda di Nicola. Qual è stata la mia impressione sul caso Cuffaro? Il caso Cuffaro, anche in questo caso, è una vicenda che non io, ma gli stessi magistrati hanno definito complessa. È complessa per tutta una serie di motivazioni. La prima, perché anziché la Procura di Palermo, anziché scegliere di processare i diversi imputati, alcuni dei quali per lo stesso reato, sotto processo per lo stesso reato, ha voluto, come si dice, spacchettare i processi, cioè fare un processo per ogni imputato. E quindi, scegliendo questa strategia, ha comunque messo in difficoltà il collegio difensivo, sia di Cuffaro come degli altri imputati. E una grossa particolarità della vicenda Cuffaro, ed è quella che poi Nicola in precedenza nominava, è stata proprio questa intercettazione ambientale, che non è saltata fuori dal processo di Cuffaro, ma è saltata fuori dal processo del medico dottor Domenico Miceli, che era un processo parallelo. E questa intercettazione, un po' così inspiegabilmente, non era stata presa in considerazione dal collegio di accusa, che appunto è il collegio che sosteneva l'accusa nel processo di Cuffaro. Questa, diciamo, è una delle grandi così particolarità di questa vicenda, ma ce ne sono tante, perché, tanto per non voglio annoiarvi troppo, io lascerò poi che sia l'avvocato Montalbano, che ha seguito tutta la vicenda processuale dall'inizio alla fine, vi parlerà dal punto di vista tecnico. Ma anche per quanto riguarda questa intercettazione che Nicola nominava, quindi ragioni a via Totò Cuffaro, sgombriamo subito il campo da qualsiasi tipo di dubbio: l'intercettazione non esiste. Non esiste. Sono stati tre periti su quattro a stabilirlo, non l'ho stabilito io. Io adesso non voglio sostituirmi ai difensori di Cuffaro, perché non è questo il punto, però ritengo che a cittadini come voi, persone oneste, persone per bene, persone che pagano le tasse, vada detta la verità. La verità che emerge dai fatti processuali e che molte volte, mi dispiace dirlo, cozza con il risultato della verità giudiziaria, è purtroppo un'altra. In questo caso, a fronte della mafiosità sostenuta di Totò Cuffaro, è stata portata una prova come questa della famosa intercettazione ambientale, che tre periti su quattro, uno di questi considerato un luminare, mi riferisco all'ingegner Giampaolo Zambonini della Polizia Scientifica di Roma, che ha detto che l'intercettazione non si ascolta e che a parlare non è una voce femminile ma una voce maschile. Sarà poi l'avvocato Montalbano a dirvi, io l'ho scritto nel mio libro, di chi probabilmente è questa voce maschile, ma di fatto questa intercettazione, quindi questa prova regina della mafiosità di Totò Cuffaro e dei suoi collegamenti con il la persona che era considerata il capomandamento del quartiere Brancaccio, cioè il dottore Giuseppe Cuttatauro. A fronte di questa intercettazione, secondo la magistratura, sia inquirente che giudicante esistevano e quindi andavano puniti. Ma questa vicenda ha anche altre particolarità. Nicola citava il famoso incontro con l'ingegnere Michele Aiello, una persona che io non ho mai conosciuto. Non so se qualcuno di voi in sala conosce, certamente è una persona, anche sì, almeno da quello che ho potuto appurare leggendo, un po' eterogenea dal punto di vista delle frequentazioni, e questo l'ho scritto anche, nel senso che
se è vero, come hanno stabilito le sentenze, che fosse un prestanome di Bernardo Provenzano, è anche vero allo stesso tempo che frequentava personaggi che Bernardo Provenzano invece avevano il compito di arrestarlo. E mi riferisco a magistrati e mi riferisco a carabinieri. Ad uno di questi magistrati, andando a intervistare, io ho fatto proprio questa precisa domanda che non ho assolutamente alcun timore a ripetere qui davanti a voi, e ho detto: ma l'ingegnere Aiello andava bene quando frequentava lei e non quando frequentava Totò Cuffaro? La risposta di questo magistrato è stata: quando frequentava me non commetteva l'errore che ha commesso invece quando frequentava Cuffaro, e Cuffaro con l'ingegnere, nei confronti dell'ingegnere Aiello, ha commesso un reato che invece io non ho commesso. Non lo hai detto? Sì, se si può, lo puoi fare di quel nome? Se volete lo faccio, perché... Ma sì. Allora, il dottor Antonio Ingroia. Ormai ex magistrato. È un ex magistrato, chiarisco subito che il dottor Antonio Ingroia nei miei confronti si è comportato in una maniera assolutamente onesta dal punto di vista intellettuale, perché l'ho intervistato per un sito per cui collaboravo. Per quanto mi riguarda è stato un incontro assolutamente onesto, ribadisco questa parola, perché è a lui che io ho rivolto questa domanda, e lui mi ha detto: io con Ingroia non ho, con Aiello non ho commesso alcun reato. E da questo punto di vista non si può assolutamente contestare la sua affermazione, dal momento che non ho io le prove per sostenere il contrario. Simone, fermati un attimo. Mi è fatto venire in mente che giornalisticamente, col fatto che uno degli investigatori traditori che collaborava appunto con Ingroia, con il bene, con il male, cioè era Ciuro, che era appunto uno Giuseppe Ciuro, sì. Giuseppe Ciuro, uomo della Guardia della Finanza, vicino anche a Ingroia. Segretario, esatto, tanto che giornalisticamente poi si disse si tirò fuori il Ciuro e il Puro, dove il Puro naturalmente stava per Ingroia. Chiedo all'avvocato Montalbano, che tu hai chiamato in causa, ecco, ma di fronte a risultanze tecniche, quello che si evince da parte di chi ha seguito la vicenda Cuffaro, anche solo superficialmente, e che c'è un'ostinazione da parte dei giudici a credere a quella intercettazione, a quella prova, che però non è poi chiara. Adesso non per citare il latino in dubio pro reo, ma nel dubbio non dovrebbe il tutto essere a favore dell'imputato. Perché invece hanno messo assieme cose che erano e restano probabilmente zone grigie, una nebulosa, e ne hanno fatto una prova che a quanto pare è granitica? E allora, sì. Io partirei da un dato che è stato fatto presente anche da Simone Nastasi. È un processo sicuramente complesso. La complessità si radica addirittura dal momento in cui la procura si spacca in due su cosa contestare a Cuffaro. Ci sono stati sempre due modi di leggere e interpretare le risultanze che hanno poi dimostrato questa indecisione, questa spaccatura. Da un lato, come diciamo, li rappresenta Simone, i falchi, che hanno sempre contestato a Cuffaro la linea dura, insomma, quella di, sulla base degli stessi elementi di prova, di contestare l'ipotesi più grave, quella del concorso esterno, e dagli altri invece una lettura diversa che è tale da inquadrare i fatti come favoreggiamento personale.
Ora, l'intercettazione, questa famosa intercettazione che non esiste l'intercettazione, non esiste, non è intellegibile, quindi non esiste questo passaggio, il passaggio in cui i periti della, prima del pubblico ministero e poi anche del tribunale ritengono di dover ascoltare questa famosa, questo famoso inciso ragioni avia Toto Cuffaro. Sulla base di questo, di questa affermazione che sarebbe stata fatta dalla compagna, dalla donna di Cuttadauro, si ritiene di avere trovato, insomma, la prova finale che questo passaggio di notizie vi sia stato. In realtà la prova si fonda anche su altri elementi, ma su elementi di natura, diciamo, orale, delle dichiarazioni di Aragona, la cui valenza non è risolutiva, lascia uno spazio a dubbi perché ci sono elementi nel processo che contraddicono o comunque non rendono certo che questo passaggio, si badi bene, questa fuga di notizie non, avviene attraverso un passaggio di soggetti che non viene compiutamente identificato. La procura ritiene che sia avvenuta da un soggetto istituzionale mai identificato che abbia riferito la notizia a Miceli, protagonista di altro processo come ha anticipato Simone, da questi ad Aragona Aragona e poi Cuttadauro, e non si sa in quale momento Cuffaro abbia saputo di questa notizia e sia stato l'autore ad uno di questi soggetti. E questa intercettazione per la procura chiude il cerchio. In effetti, periti successivi dotati di grandi capacità tecniche non solo riferiscono, e già questo è un dato fondamentale, come mi è stato riferito anche dai nostri tecnici, che questa intercettazione non è udibile, perché l'analisi empirica è la prima cosa che si fa, ma che sulla base delle strumentazioni più avanzate non solo non è udibile, ma no, è tecnicamente irrilevabile, quindi non è processualmente dimostrato che quella frase sia stata pronunziata, affermata. Quindi viene a mancare, diciamo, l'anello finale che consente di affermare che ecco perché la prova regina. Quindi successivamente la strategia, diciamo, cambia, si dà peso a quelle dichiarazioni di Aragona che rimangono comunque tali da lasciare il dubbio in chi legge queste carte processuali che questa affermazione, che questa fuga di notizie e che in questa fuga di notizie abbia potuto avere un ruolo Cuffaro Salvatore. Questo è uno degli aspetti che abbiamo affrontato e che caratterizza, diciamo, tutto il processo. Venendo a mancare questa prova, il risultato avrebbe potuto essere anche diverso. Lillo Miceli, giornalista, qualche giorno fa butta fuoco in un dialogo con Peppino Sottile, uno dei pochi giornalisti a difendere nel corso degli anni, assieme a Luca Telese, Cuffaro, perché poi la stampa gli ha dato sotto, ha detto di Cuffaro, Cuffaro è il condannato che lava la malacoscienza di noi tutti. È possibile, è esatto dire che il cuffarismo, il disegnare il presidente come Totò Vasavasa e soprattutto il cuffarismo come sistema clientelare perfetto siano state una precondanna per l'ex presidente della regione? Beh, sicuramente c'è stato molto pregiudizio. Adesso che sia stato il cuffarismo inteso come centro di potere familistico o il cuffarismo come fulcro di un sistema di malaffare, io non sarei ben guardingo dall'affermarlo, anzi non l'affermo per niente. E
Sicuramente Cuffaro è stato un uomo che ha avuto una stagione politica che ha segnato, che ha consegnato nelle sue mani, prima l'assessore all'agricoltura, perché sappiamo tutti l'assessorato all'agricoltura della regione siciliana che vale da solo metà governo, e poi come presidente della regione, grazie alla sua abilità ha avuto in mano un potere immenso. Allora questo, in questo potere immenso possano essersi incuneati diversi tentativi di infiltrazione anche mafiosa o comunque semplicemente affaristico, beh, mi sembra un fatto scontato. Che Cuffaro abbia subito una sentenza emblematica, cioè non si ricorda mai nessun politico con una sentenza così dura, e soprattutto dura anche la carcerazione, nel senso di avergli vietato, non consentito in momenti importanti anche per uno che sta in carcere, come la morte del padre, la laurea dei figli o dare l'ultimo abbraccio alla mamma perché poteva morire anche prima di essere scarcerata. Cosa va? Lì c'è un... una sorta di accanimento, secondo me, come avergli negato l'affidamento ai servizi e ai servizi sociali. Quindi che Cuffaro sia stato, quella di Cuffaro sia stata una condanna emblematica, non c'è dubbio. Però io vorrei parlare più che di Cuffaro, presidente della regione, e sarebbe, diciamo, per me facilissimo, essendo sempre occupato di cronaca di politica regionale. Vi vorrei parlare del Cuffaro prepolitico e del Cuffaro postpolitico. Cioè Cuffaro prepolitico è quel ragazzo che in provincia di Agrigento, anch'io sono della provincia di Agrigento, girava come una trottola per mettere su il movimento giovanile della Democrazia Cristiana. Quindi veniva anche al mio paese a cercare ragazzi, cercava di coinvolgere anche me, inutilmente, però... aveva questa, già questa voglia di impegnarsi in politica. Poi l'ho ritrovato all'università, alla fine degli anni 70, all'università di Palermo, come tutte le università italiane in quel periodo erano feudo della sinistra, non c'era trippa per gatti. Ebbene, Totò Cuffaro è riuscito a organizzare delle liste per l'elezione, allora ci furono i decreti delegati all'Università di Palermo, e con delle liste cattoliche è riuscito a vincere l'elezione universitaria, a sconfiggere i comunisti. Quindi già c'era in lui questo germe che cresceva in maniera precisa. E poi la provincia d'Agrigento era stata sempre una provincia molto ricca di leader politici, da Mannino a Bonviglio, a Gia, La Loggia, insomma sono tutti personaggi di grande levatura politica e con cui lui stava a stretto contatto di gomito, essendo di Raffadali. Per noi italiani in generale l'esordio di Cuffaro è ascrivibile all'apparizione, alla trasmissione Samarcanda nel 1991, la ricorderete tutti quando sì. Vedemmo molti di noi per la prima volta questo giovane poco più che trentenne prendere le difese di, sì, sì, di Calogero Mannino. Già diciamo aveva cominciato a scalare a fare le prime tappe della sua scalata politica. E lì con quello che è il suo carattere, invece di nascondersi sotto la sedia rispetto alle cose che dicevano, ha avuto il coraggio di difendere quello che è stato per tutta la vita il suo maggiore riferimento politico, il suo maestro politico. Però vorrei saltare. Attaccò anche i giornalisti. Attaccò, sì, 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 ma guarda, io. Sono uno di quelli che può dire anche io l'ho attaccato, ma non mai sul piano morale,
ma è sul piano etico quanto sul piano politico. Cioè, ci sono state delle scelte politiche che secondo me erano sbagliate e le ho criticate. Sul piano morale non l'ho fatto né lo faccio, perché io non devo fare il moralizzatore di nessuno. Lillo, parlavi di Cuffaro prepolitico e Cuffaro, ecco, e quindi poi arriviamo a posti politico. Politico è quello, insomma, l'uomo che decide di abbandonare la politica. Allora sì, no, il posto politico è quello che è costretto a dimettersi da presidente della regione in tanti anni in cui lui era un superpotente, mai siamo andati a cena insieme. Quando lui è stato costretto, ancora prima che venisse eletto senatore, una sera l'ho invitato a cena a casa mia proprio per rinsaldare questo vincolo di amicizia che avevamo da lungo tempo. Ma la cosa che mi ha più colpito della personalità di Cuffaro è stato quando sono andato a trovarlo a Re Bibbia 5-6 mesi dopo la sua carcerazione. E lì, già dopo 6 mesi, perché lui è stato incarcerato il 21 di gennaio, ci sono andato il 12 agosto, in poco meno di 6 mesi ho trovato una persona completamente diversa, cambiata. Cioè aveva già dentro di sé, perché è chiaro che tra la sentenza di primo grado, la sentenza di secondo grado, la Cassazione, dentro di sé aveva maturato delle scelte, delle idee e cose. E quindi come aveva recitato il ruolo di imputato rispettoso dei giudici che lo dovevano giudicare, in carcere ha scelto di essere un carcerato come tutti gli altri. E lì è stata una grande sorpresa. Cioè, quando io sono andato a trovarlo, sono stato io che mi sono emozionato a vederlo uscire dal cancello, perché già lui ci aveva fatto il callo in un certo senso. Ed è stata, diciamo, anche dal punto di vista umano per me un'esperienza che mi ha fatto crescere ancora di più, mi ha cementato il sentimento di amicizia, non lo nascondo, che nutro nei confronti di Cuffaro, perché è sempre stato una persona, per quella che lo conosco e che conosco io, che non ha mai messo in secondo piano i sentimenti, soprattutto l'amicizia. Durante una intervista, ne parlavo al telefono con Salvo Fleres qualche giorno fa nella preparazione di questo incontro, una bella intervista che gli fece Enrico Cisnetto qualche anno fa. Ha detto: chi sono le persone che hai incontrato che più ti hanno fatto piacere subito dopo la carcerazione? Lui ha nominato nell'ordine Pier Ferdinando Casini, Follini, che allora era dell'UDC, e poi recito testualmente, il mio amico Salvo Fleres. Io ne approfitto, grazie Lillo, ne approfitto per chiedere a Salvo qualcosa di importante che viene sottolineato nel libro di Simone Anastasi, nella postfazione. C'è una bella prefazione del giornalista di giudiziaria Guido Paglia e c'è un'ottima postfazione di Mauro Mellini, che è un personaggio che fa politica, ricorda moltissimo, storico radicale. Ebbene, nella postfazione Mellini parla chiaramente di una sentenza, quella di condanna contro Cuffaro, frutto del partito dei magistrati, alcuni in qualche modo coinvolti nell'inchiesta, anche se poi verranno tenuti fuori. Ecco, tu che impressione durante le fasi prima dell'inchiesta e poi del processo, Salvo, hai avuto questa sensazione, cioè che Cuffaro in qualche modo fosse destinato a pagare per tutti? Sì, potrei rispondere soltanto con un sì e sarebbe sufficiente, ma la domanda mi aiuta a sostenere che la ragione d'essere di questo libro, che ho divorato, che ho letto di getto, non risiede tanto nella conoscenza delle vicende giudiziarie che hanno riguardato Totò Cuffaro,
quanto nel quadro che se ne desume relativamente alla situazione della giustizia italiana. Una giustizia che si presenta, leggendo questo libro, come molto autoreferenziale, che utilizza i collaboratori di giustizia senza tenere conto che spesso essi fanno il loro gioco. Mi fermo perché capisco che c'è in arrivo Totò Cuffaro. Sì, come... scritto di me senza conoscerlo. Solo lui. Senza problema. Personalmente, in quanto garante di casi come quelli di Cuffaro, purtroppo ne ho conosciuti tanti e anche molto più gravi. Poc'anzi a Nastasi dicevo di un caso della provincia di Catania di un detenuto che ha scontato 26 anni per un omicidio che non ha mai commesso, non fosse altro che per un fatto, il reo confesso, è stato a sua volta processato e condannato ad una pena peraltro inferiore a quella della persona a cui mi riferisco. Quindi di casi di questo genere purtroppo ne conosco tanti. Quindi quello che emerge non è tanto o solo la vicenda giudiziaria di Totò Cuffaro, quanto la crisi del sistema giudiziario italiano, un sistema giudiziario che spesso rinunzia a condurre le indagini perché si avvale esclusivamente delle testimonianze dei collaboratori di giustizia, e ci tengo a sottolinearne la definizione, collaboratori di giustizia non pentiti, perché in realtà i collaboratori di giustizia, come dimostrano gli atti processuali in genere nei quali ci si avvale della loro collaborazione, mi sembrano tanto dei mediatori della loro posizione, coloro i quali tentano di negoziare la loro posizione in cambio di informazioni vere o presunte, informazioni che spesso peraltro emergono in maniera sospettamente temporizzata. Come sospettamente temporizzata è emersa la vicenda delle visite a Cuffaro, nella quale io stesso sono paradossalmente coinvolto. E l'altra cosa che emerge è che questo testo conferma l'esistenza di tre verità, di cui noi dovremmo sempre tenere conto. La verità oggettiva, che al netto delle motivazioni di ciascuno dei protagonisti di quella verità è nota solo ai protagonisti. La verità mediatica, che è la prima che viene trasmessa, comunicata, che si forma nella opinione pubblica e che spesso distorce l'andamento non solo delle indagini, ma complessivamente l'andamento della formazione della verità terza, che è la verità giudiziaria. La verità giudiziaria spesso risente troppo della verità mediatica e troppo poco della verità oggettiva. E dunque dicevo che questo testo segnala le criticità del sistema giudiziario, delle disposizioni che regolano i collaboratori, l'utilizzo dei collaboratori di giustizia, segnala la criticità di un reato o non reato che è il concorso esterno in associazione mafiosa, e tra l'altro non risponde a tutta una serie di domande, mentre ci obbliga a porcene tantissime, a cominciare dal valore che bisogna dare alle perizie più o meno tecniche nel momento in cui i periti, per loro stessa ammissione, dichiarano di non essere degli esperti. Allora mi chiedo
se un perito che viene chiamato appunto in funzione della sua esperienza relativamente ad un determinato settore dichiara a monte di non essere un esperto, mi chiedo a che cosa serva e perché sia stato chiamato. Un'ultima segnalazione, poi vorrei parlare brevissimamente del sistema penitenziario italiano e concludo. Un'ultima segnalazione, tu hai parlato della ruota della fortuna, Nicola, hai parlato di altri esempi, io parlo del termine fonetico che mi fa ricordare il Gran Melò, in cui erano e sono esperti personaggi come Dario Fo, come Leo Gullot, più recentemente come Brignano. Che cos'è il Gran Melò? È quel modo di esprimersi che utilizza il suono e non il significato delle parole. E allora, se si confonde una perizia per un brano di Gran Melò, io sono molto preoccupato come cittadino italiano di questo sistema giudiziario. Parliamo delle carceri. Il sistema carcerario italiano è un sistema vecchio. Se noi andiamo a rileggere gli atti dell'Assemblea Costituente, troviamo degli interventi di parlamentari che raffigurano il sistema penitenziario di allora, siamo nell'immediato dopoguerra, che è molto simile a quello attuale, e bastano pochi dati per confermarlo. Circa la metà di coloro i quali sono detenuti nelle carceri italiane dovrebbero essere considerati presunti innocenti perché ancora non hanno ottenuto una sentenza definitiva, invece sono considerati presunti colpevoli e in quanto tali vengono trattati all'interno delle carceri. È un sistema che, e il caso di Cuffaro lo conferma, sovrappone le competenze della magistratura giudicante con quella della magistratura di sorveglianza, perché nel caso del rifiuto dei permessi si è utilizzata una motivazione che sarebbe andata bene nella fase giudicante, non ha alcun senso logico e giuridico nella fase della esecuzione della pena, cosa che mi conferma il dato della persecuzione a cui faceva riferimento prima Lillo Miceli. È un sistema penitenziario sovraffollato, ma soprattutto è un sistema penitenziario che non tiene assolutamente conto dei contenuti dell'articolo 27 della Costituzione, che parla di pena che ha come destinazione finale il reinserimento, la rieducazione, eccetera. Perché? Perché non la prepara, perché soltanto il 15% dei detenuti lavora. Perché c'è un dato, e concludo, speculare, che non è mio, è del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e che è pubblicato agli atti delle indagini che il Senato ha compiuto quando io ero componente di quella commissione, la Commissione dei Diritti Umani, ha compiuto sulle carceri. L'85% dei detenuti che viene sottoposto a un regime penitenziario, diciamo così, regolare, e quindi lavora e quindi svolge regolarmente l'ora d'aria e quindi sconta la pena in una cella dove c'è uno spazio sufficiente per potersi muovere in maniera dignitosa, l'85% di chi esegue la pena in maniera regolare non reitera il reato. L'85%, ecco il dato speculare, di detenuti che invece non eseguono la loro pena in maniera regolare reitera il reato. Ultimo dato: solo in Italia l'80% dei processi finisce con una pena detentiva, perché dati molto più bassi, che vanno dal 18-19% dei paesi del nord Europa fino al massimo del 45-47% della Germania, la pena per un delitto finisce in esecuzione penitenziaria. Questo significa un fatto estremamente importante di cui non si parla mai, che è l'autoreferenzialità del sistema penitenziario italiano, che lavora per se stesso. Grazie Salvo.
Salvo Bonferraro, l'editore di questa piccola grande casa editrice siciliana, che ha pubblicato appunto il libro dedicato a Cuffaro, tutta un'altra storia. Nella prefazione il giornalista Guido Paglia sostiene che con ogni probabilità la scelta di condannare Cuffaro è un tutt'uno con la volontà di escludere, salvare, fra virgolette, alcuni magistrati coinvolti appunto nell'inchiesta. Da siciliano, prima che da editore, hai voluto pubblicare questo libro perché avevi ben chiaro che era stata commessa un'ingiustizia nei confronti di un uomo, o è stata la scelta di un editore? Facciamo che si parli del caso Cuffaro. Grazie per la domanda, Nicola. Intanto grazie a tutti quanti per la vostra presenza, e poi alla fine mi riservo anche di ringraziare coloro i quali qui al nostro tavolo stanno magnificamente portando avanti questa giornata di presentazione di questo libro. E non era soltanto per parlare del caso Cuffaro, ma per un problema di grande giustizia. Io ho iniziato come editore ad occuparmi di casi di giustizia già dal 2006-2007. E abbiamo avuto poi la conferma, abbiamo consolidato questo nostro grande impegno come casa editrice con il libro di Simone Anastasi che abbiamo pubblicato nel 2013 riguardante appunto il caso Speziale. A noi dispiace da siciliani constatare che la giustizia c'è, la giustizia di serie A e la giustizia di serie B. E in questo caso noi abbiamo ottenuto un verdetto da quella giustizia di serie B nei confronti di Salvatore Cuffaro, verso il quale io non ho mai avuto pregiudizi e verso il quale non ho avuto neanche giudizi positivi, quindi sono stato sempre molto obiettivo. Pubblicarlo significava dare una risposta anche a quei siciliani che quando l'hanno votato hanno dato credito a un personaggio così noto, così potente come molti dicono, che comunque ha pagato in prima persona una pena che poi dalle carte processuali, così come magistralmente Simone ha fatto evidenziare, una pena per la quale forse non doveva essere condannato. Però si è dimostrato un detenuto modello, ha scontato la sua pena e oggi è un cittadino molto libero rispetto a tanti altri che forse non lo sono perché sono colpevoli di altro. Io ho incontrato Dottor Cuffaro il 23 dicembre dello scorso anno e nell'abbracciarci ho avuto trasmesso in quei pochi secondi tutta la sua sofferenza, ma tutta la sua grande voglia di vivere e di rivivere anche quei momenti che gli sono stati sottratti durante gli anni del carcere. A molti di voi saranno noti tutte le vicende di cui hanno parlato e forse molti di voi avranno visto l'altro giorno Matrix in televisione dove lui ha parlato della sua vicenda carceraria, e io in quell'abbraccio che ho ricevuto e che ho dato naturalmente ho avuto in questi pochi secondi questa sensazione che la sua sofferenza me l'ha trasmessa, però mi ha trasmesso nello stesso tempo questa grande voglia di vivere. Io oggi lo vedo e lo rivedo con piacere e vedo in lui ancora nel suo volto questa grande sofferenza. Questa è la grande sofferenza che diciamo che portiamo tutti quanti noi siciliani, perché a volte la giustizia si muove in un modo che non è giusto che sia quella la direzione, però dobbiamo certamente, così come ha fatto lui, accettarla e accettarne anche le conseguenze. Però, così come ha fatto Simone Anastasi, dobbiamo, attraverso la comunicazione e attraverso quello che è il nostro mestiere, quella nostra professione di editore, perché fare l'editore oggi non è molto semplice, ci vuole anche coraggio e ci vuole anche una dose di sfrontatezza, perché io pubblicando Simone Anastasi mi sono inimicato molte persone in giro per l'Italia. Noi abbiamo avuto un tour estenuante con Simone in giro per l'Italia per questo libro su Speziale. Siamo stati sempre fortunatamente seguiti dalla Digos, ma perché cercavano di coglierci in fallo, ma noi siamo stati sempre corretti perché Simone ha scritto quel suo libro, il caso Speziale, in maniera molto corretta e in maniera molto obiettiva, così come noi gli abbiamo chiesto di fare, così come lui ha fatto, secondo quello che è la sua professionalità, così come ha fatto anche in questo caso, nel caso del libro su Totò Cuffaro, sempre liberamente, senza essere
incoraggiato a fare questo o quell'altro. E di questo noi siamo orgogliosi, perché diamo una testimonianza attraverso le nostre pubblicazioni con la nostra casa editrice a un agire diverso rispetto a quello che dovrebbe essere in fondo la giustizia in Italia. E poi, come diceva poco fa Nicola, nella postfazione del nostro libro c'è una magnifica postfazione di Mauro Mellini, mio grande autore, e ha pubblicato con noi Il Partito dei Magistrati, e quindi è tutto dire. Mauro Mellini dice qualcosa di grande, di importante nel suo libro, che poi noi abbiamo trasferito anche nelle pubblicazioni di Simone Anastasi, che continua a gridare attraverso i suoi scritti quello che dovrebbe essere la verità e la giustizia, che non trova riscontro poi di fatto nella quotidianità di tutti i giorni e anche nelle aule dei tribunali, con grande rammarico di un popolo civile come quello siciliano, che a volte si vede defraudato da quella che dovrebbe essere la giustizia, che dovrebbe garantire i siciliani, invece non lo fa. Sì, grazie, grazie Salvo. È casuale che tu ti sia rivolto, per l'ottimo lavoro fatto con l'altro libro dedicato a Speziale, a un giornalista che è solo siciliano d'origine, visto che tanti siciliani, tanti giornalisti siciliani avevano scritto di e su Cuffaro? Cioè, c'è stato da parte tua una scelta professionale? Io ho detto a Roma in conferenza stampa, ho detto che questo era un libro che avrei voluto pubblicare subito dopo che Totò venne incarcerato, però forse allora non erano ancora maturi i tempi, e nel corso degli anni abbiamo maturato la consapevolezza che questo libro doveva essere fatto, e chi meglio di Simone poteva farlo, perché Simone è un grande professionista in questo senso. Lui sa leggere laddove neanche i magistrati riescono a leggere fra le righe. A grande dimestichezza con le carte. Piero Lipera, avvocato, per un po' di tempo ha anche fatto politica, come dicevo nella presentazione di stamattina, tu già un secondo dopo, un istante dopo che Cuffaro è stato condannato, lo hai difeso, l'hai sempre difeso a spada tratta, perché per quale ragione? Perché conoscevi le carte dell'inchiesta del processo? Io non sono un grande oratore, io ho bisogno oggi di tutti voi, perché noi dobbiamo fare un grande applauso a quest'uomo che da innocente, e non dobbiamo avere la vergogna di dirlo, ha scontato una pena malvagia. Un grande applauso, alzatevi, e non abbiamo vergogna di manifestare il nostro pensiero. Perdonate la mia folle vulcanicità. Il merito dell'opera dell'ottimo Simone è quello di aver saputo sintetizzare le decine di migliaia di documenti, di pagine, che hanno occupato i diversi processi d'alpa in procura, i processi d'appello e i processi di Cassazione. 200 pagine per raccontare una verità, sembrerebbe un'illogicità, un ossimero. Non sono bastate migliaia di pagine per provare un uomo, mentre invece un libro di appena 200 pagine renderà chiaro a tutti di quanto malvagia, ingiusta, inverosimile siano state tutte quelle sentenze. Perché? Perché la verità è semplice. Per nascondere la verità servono fiumi di parole, quintali di pagine. Gli inquisitori di Cuffaro, che forse in quel momento non perseguivano progetti politici, ma tutti hanno fatto carriera. Il capo di quella procura è oggi presidente del Senato. Il dottore Ingroia, conoscete tutti i suoi insuccessi politici. E persino Pignatone oggi è a capo della procura di Palermo. Di Roma. Di Roma, pardon. Ora voi vedete mio figlio Peppino che si ostina a sedersi accanto a me dall'inizio di questo incontro. Ma non perché il bambino è monello, il bambino è monellissimo. Il problema è un altro, che anche Peppino è figlio del processo Cuffaro. E perché? Perché il 22 gennaio del 2011 andai a Roma con un amico,
avevo molto a cuore le sorti di Totò. Fu una giornata infausta, infelice. Tornai a casa, ero fidanzato con la mia attuale moglie e dissi lei: guarda, io non me la sento né di uscire né so per quanti giorni uscirò. Il 22 gennaio quindi mi venne a trovare a casa, rimase con me tutta la notte, come fanno gli amanti, si amano. Il 22 ottobre, 9 mesi dopo, nel 2011, è nato Peppino. Quindi, cosa vuol dire? È una metafora, una parabola? Non lo so. Può essere che dal male può nascere il bene, così, così è stato e così deve essere. Questo libro deve essere acquistato e letto, basta solamente leggerlo una volta per capire l'atrocità giudiziaria che è stata compiuta. E allora il nostro sapere dopo, accompagnato dal nostro narrare, dal nostro raccontare, dal nostro incuriosire, cancellerà ogni malvagità. Io so che si sta già studiando una revisione di questo processo e ho letto che Totò rinunzierà ad ogni eventuale risarcimento e indennizzo. Ma questo libro noi dobbiamo acquistarlo non perché conosciamo Totò, non perché vogliamo bene a Totò, nemmeno perché abbiamo votato Totò. Noi dobbiamo comprare questo libro perché siamo siciliani, siamo italiani e quello che oggi è successo all'uomo più potente della Sicilia domani potrebbe capitare anche a noi, che non siamo così potenti. Per questo io auspico l'acquisto, la lettura e la diffusione di quest'opera che riguarda tutti noi. Faccio i migliori in bocca al lupo a tutti, ma soprattutto al mio amico Totò, grazie al quale io sono diventato padre. Grazie. Se ancora dovete leggere, se ancora dovete, come immagino, insomma, dovete leggere il libro dedicato alla vicenda giudiziaria di Cuffaro, non ha delle tesi precostituite, per cui magari si evince qualche falla, ma è una falla nel novero della intricata vicenda giudiziaria, e certamente non fa la santificazione postuma del politico, del condannato. Ci mancherebbe. Avvocato Montalbano, posso approfittare per chiederle un paio di cose, poi volevo sentire anche Simone sullo stesso argomento. Mi sono segnato nei miei appunti il termine pettine fino, perché mi chiedo, se passiamo al pettine fino della verifica, i contatti del politico Cuffaro nella qualità di Presidente della Regione, quando prima ancora non era Presidente. Uno immagina, il Presidente che si trova in carcere ha avuto contatti inconfessabili con personaggi legati alla mafia, ci sono vagonate di intercettazioni eccetera eccetera con personaggi compromessi, e invece no, Cuffaro non era uno, e lo dico con un po' di imbarazzo avendo qui accanto appunto l'ex Presidente della Regione, uno che era pappeciccia con la mafia, dove il termine magari può essere simpatico ma non vuole esserlo. Ecco, al pettine fino della verifica dei rapporti di Cuffaro, che cosa è emerso? Alcune relazioni pericolose, sì. Lei poco fa citava Aragona, il medico. Ma fortunatamente c'è una verifica giudiziaria anche su questo versante. Ce n'è traccia nel libro di Simone Anastasi. Ribadisco, offre all'attenzione e all'intelligenza dei lettori una serie di dati, lasciandoli assolutamente liberi di formarsi un convincimento. Questo credo che sia, diciamo, l'aspetto meritorio di questa si opera. Si riferisce al quinquennio preso in esame di telefonate del e allora, sì, e allora a c'è una verifica giudiziaria, perché forse non tutti sanno che Salvatore Cuffaro nel momento quando da pochi mesi aveva iniziato a scontare la pena è stato destinatario di una sentenza di assoluzione dal reato di concorso esterno. Si noti, poco fa si parlava di falchi e colombe e della difficoltà insita in questo processo. C'era un'ala della procura
che addirittura voleva contestare il reato di mafia. Ecco, nel corso del procedimento del Talpe si apre nei confronti dell'onorevole Cuffaro un altro processo per concorso esterno che giunge alla decisione quando lui da poco era stato detenuto, il febbraio del 2011. Ebbene, questo processo, sembrerà strano, viene costruito, elaborato e portato all'attenzione, al giudizio del giudice sulla base degli stessi elementi contenuti nel processo cosiddetto Talpe. Ebbene, il giudice non si limita a dire che questo è un secondo processo, scende nel merito e, analizzando tutti gli elementi del processo Talpe, esclude nel modo più assoluto e categorico ogni contatto di Cuffaro, ogni contatto compromettente, tecnicamente esclude la sussistenza dell'ipotesi avanzata dalla procura di concorso esterno in associazione mafiosa. Ma sotto questo profilo abbiamo anche la testimonianza di un soggetto che a dibattimento ha reso ampia dichiarazione, un consulente tecnico della procura che aveva avuto modo non soltanto di ascoltare le intercettazioni in quel procedimento, ma grandissima esperienza e ascolto in tanti altri processi, perché per tanti anni è stato il consulente della procura, su precisa domanda formulata nel corso del dibattimento. Stiamo parlando di Gioacchino o Genchi. Stiamo parlando del dottore Genchi, ha escluso nel modo più assoluto, esatto, e categorico che dall'esame, non soltanto e dall'ascolto delle intercettazioni, ci fosse un riferimento anche mediato o indiretto a Salvatore Cuffaro, ma che le sue utenze o quelle a lui riconducibili dei suoi collaboratori siano state rinvenute in agende, documenti cartacei o prove documentali di personaggi compromettenti. Questo è stato lapidario, è stato assolutamente chiaro sul punto. Grazie, grazie avvocato. Poi più tardi, una volta che magari se il l'ex presidente Cuffaro, come mi auguro, insomma, avrà piacere di dire in chiusura dell'incontro, se ci confermerà quello che abbiamo letto in questi giorni, l'intenzione di presentare un esposto, ecco, una volta che abbiamo la conferma poi le chiederò tecnicamente, ecco, un esposto dopo che il condannato ha già espiato la pena, ecco, come funziona, sarà un esposto risarcitorio, a chi si presenta. Simone, l'autore del libro, Cuffaro non ha mai, ha sempre parlato di rispetto delle istituzioni, a parte della platealità di Piero Lipera, che gli è amico e lo vuole bene, tanto che ci ha consegnato anche un quadretto simpatico. Cuffaro non ha mai parlato di complotto contro di lui. Se non sbaglio, nel primo libro, Il candore delle cornacchie, ha detto in un passaggio, probabilmente non lo citerò letteralmente, ma il senso è quello, ha detto: un'idea me la sono fatta su chi possa avere provocato tutto questo nei miei confronti, non parlando però di complotto. Ecco, tu alla luce, ecco, tu che hai letto meglio di tanti altri, meglio di noi sicuramente le carte, di molti di noi, le carte, un'idea te la sei fatta, volendo poi possiamo anche chiedere. Sì, io un'idea me la sono fatta, colgo l'occasione per ribadire quello che ho detto prima, ma lo dico perché mi fa piacere che l'ex presidente Cuffaro lo ascolti dalla mia bocca, quella di un ragazzo italiano come tanti. Cioè, il ringraziamento che io voglio rivolgere all'ex presidente Cuffaro da italiano, perché pur non appartenendo al popolo siciliano in quanto tale, perché non ho vissuto in Sicilia negli anni in cui era presidente, mi ha colpito particolarmente il modo come ha voluto affrontare un'esperienza dolorosa come quella del carcere e prima ancora della condanna, e questo ci tenevo in particolar modo a ribadirlo dopo averlo detto in apertura. Come voglio dire a tutti voi,
forse avrei dovuto farlo prima, ma lo faccio adesso. Io non, nel corso del dibattito è emerso un aspetto, cioè quello che poi mi ha anche rivolto qualcuno, ovvero di aver scritto questo libro partendo da un pregiudizio nei confronti di chi aveva giudicato Cuffaro. È assolutamente falso, nel senso che io ribadisco il rispetto doveroso nei confronti della magistratura, nei confronti degli inquirenti, che ci deve essere a prescindere. Ciò non toglie, e quindi anche verso le sentenze. Io, e non soltanto io, penso che le sentenze debbano essere rispettate, ma si possono commentare. Quindi dal momento in cui si possono commentare, anche perché, fatemi aggiungere, e colgo l'occasione per essere qui in Sicilia, ce n'è stata una di sentenza che fa particolarmente scalpore e dovrebbe, secondo me, essere commentata anche di più di quello che lo è stato effettivamente, visto che per 16 anni ci hanno voluto raccontare su un processo grave come il processo al dottor Paolo Borsellino una verità che invece non era quella che poi abbiamo saputo dal momento in cui nel 2008 è saltato fuori un pentito, il nuovo pentito Gaspare Spatuzza, che ha sparigliato le carte dicendoci che tutto quello che avevano detto prima magistrati e giornalisti, che chiaramente raccontano quello che ascoltano in aula, era tutto falso. Quindi questo per dimostrare che la verità giudiziaria si può mettere in discussione, perché non è una verità acclarata e purtroppo, sottolineo purtroppo, non coincide e non è coinciso, come ha dimostrato la storia giudiziaria italiana, con la verità storica. Detto questo, per rispondere alla domanda di Nicola, che impressione mi sono fatto? Io mi sono fatto un'impressione che, soprattutto qui in Sicilia, quando si fa politica bisogna stare attenti a chi si stringe la mano e bisogna stare attenti a chi si frequenta, perché la magistratura tende, e questo è un problema, che è quel problema sollevato anche dall'ex procuratore di Prato in un libro che io invito a leggere, cioè il dottor Piero Toni, il quale parla di supplenza della politica da parte della magistratura, che è un problema al quale dovrebbe rispondere la politica stessa, perché è un problema che nasce proprio dalla debolezza della politica, che fa modo che la magistratura vada a supplire, quindi vada a sostituire la politica in talune zone, che sono quelle che la politica, per un motivo o per un altro, non riesce più a occupare. Ed è per questo motivo che, come ha detto qualcun altro sicuramente più illustre di me, forse, e sottolineo forse, anche la sentenza Cuffaro si inserisce in questo ambito. Però, prima di concludere, volevo condividere con voi il passaggio al quale mi riferivo poc'anzi, relativo alla cosiddetta prova regina, di cui ha parlato anche l'avvocato Montalbano, ovvero questa benedetta intercettazione ambientale. L'unica persona nel processo Miceli, ribadisco la particolarità di questa vicenda giudiziaria, perché la prova regina contro Cuffaro è stata trovata nel processo non di Cuffaro ma di Miceli, quindi questo un po' la dice lunga sulla particolarità di questa vicenda. Il perito in questione si chiama Roberto Genovese ed è a suo dire non è un esperto, però nonostante questo è stato incaricato dal tribunale, dal collegio giudicante del processo a Domenico Miceli. Io riporto in appendice, come mia abitudine, per dare modo a tutti i lettori di verificare che quello che ho scritto ha un fondamento di verità, la copia dell'audizione del perito genovese al processo. Così dice, risponde Genovese alla domanda del Presidente: in talune parti, dice il Presidente Raimondo, il dottor Raimondo Loforti, della sua relazione risulta indicato tra parentesi il termine fonetico. Vuole chiarire che cosa si intende? Fonetico è il termine che ho, dice lui,
Ecco, vuole chiarire, il presidente Loforti dice con questo termine, risponde così Genovese: di solito utilizzo la parola, utilizzo il termine quando la parola o la cosa che ascolto, cioè praticamente non è molto chiara, ma è quello che percepisce il mio udito e viene trascritto in quel modo. Cioè, quindi una cosa che non si ascolta molto bene viene comunque trascritta. Risponde ancora il presidente: e mi scusi, ciò che viene trascritto viene percepito dall'udito, quindi qualcosa diventa, e lui gli dice, qualsiasi cosa diventa fonetica. E il perito risponde: fonetico sì. E il presidente ancora: qualsiasi cosa che venga ascoltata diventa fonetica. Quindi la domanda del presidente: qual è la necessità di sottolineare con questo termine qualcosa? E così risponde il perito genovese: perché un margine di incertezza c'è sempre. La conversazione è poco udibile, presidente, non è molto chiara. Perciò, insomma, non sono certo al 100% che quella parola lì, cioè Totò Cuffaro, ho ascoltato. Il presidente risponde: ma lei ha chiarito, però, rispondendo a una mia domanda, di aver ascoltato ciò che è scritto. E il perito: sì. Presidente, il presidente, sia con la sua apparecchiatura che con l'apparecchiatura esistente, perché la perizia era avvenuta utilizzando sia le apparecchiature del perito che quelle della polizia. E lui risponde: sì, esattamente. E quindi alla fine dice: ma confermo quello che ho scritto, che ho trascritto. E il presidente dice: quello che ha scritto con quel termine fonetico vuole definitivamente chiarire che cosa intende. E lui risponde: presidente, vi è una percentuale di possibile errore, non escludo che possa essere un'altra parola simile a quella che ho scritto, che io attualmente non riesco a indicare cos'altro potrebbe essere, però il mio udito ha fatto percepire quello che ho trascritto. Insomma, la frase, la benedetta frase Totò Cuffaro è il risultante di tutto questo che ho appena letto. Domanda che andrebbe rivolta al perito genovese: perché, se lei non è sicuro al 100%, scrive una cosa che, di cui non è sicuro? Questa è un'altra di quelle domande al quale io non potrò ottenere una risposta. Perché ho voluto dirvi questo, non certo per togliervi la voglia di leggere questo libro, ma per darvi così uno spaccato, una pillola di quello che è stato questo processo, e soprattutto visto e considerato che di Cuffaro è stata raccontata, io almeno prima ancora che mi occupassi di questo processo avevo sentito di questa intercettazione raccontata in un certo modo, ovvero che effettivamente fosse la prova della mafiosità di Totò Cuffaro. Poi invece, ficcando il naso dentro questo caso, andandomi a leggere pagina per pagina, ho letto quello che, tra le altre cose, ho letto quello che vi ho appena detto. Questo per rispondo e chiudo, scusatemi per la lunghezza, la domanda iniziale, ovvero che impressione ti sei fatto? Io l'impressione che mi sono fatta è che l'ex presidente Cuffaro abbia commesso degli errori, come li commettono tutti i politici, che con il suo coraggio fanno quello che devono fare, quello, come ha detto lui in qualche intervista rilasciata sia prima che dopo il periodo detentivo, sbaglia chi fa, non chi non fa. E un politico dovrebbe fare, visto soprattutto che oggi siamo in tempi di cosiddetto governo del fare. Cuffaro ha fatto, probabilmente anche sbagliato. Per quanto riguarda invece l'accusa di mafia, la mia impressione è che lui con la mafia non c'entri nulla. Abbia pagato delle frequentazioni poco chiare, quelle probabilmente che poc'anzi raccontava anche l'avvocato Montalbano, si riferisce a questa frequentazione col dottor Aragona, che era, sì, chiariamo anche questo, un condannato, ma era stato riabilitato, per cui quando una persona viene condannata, e poi ci tengo a dirlo, il dottor Aragona, che non è qui, quindi in teoria non dovrei parlare di lui, ma ne parlo perché è parte del libro,
è stato ha beneficiato dell'articolo 8 della legge 203 del 91, che è quella legge ai sensi della quale è stato punito anche Cuffaro ai sensi dell'articolo 7, e che prevede appunto il beneficio della collaborazione. Il dottor Aragonà è attualmente in servizio, quindi un medico condannato per mafia, perché il dottor Aragonà è condannato per mafia, svolge la sua professione. Totò Cuffaro invece ha dovuto, e è stato condannato il dottor Aragonà a 6 mesi di reclusione per concorso esterno e prima ancora per associazione mafiosa, la condanna che era stata, per la quale era stata riabilitato. Nonostante tutto Aragonà, attualmente svolge la sua professione, per cui, come ho scritto nel libro, la volontà di collaborare con la magistratura e dire cose che sono state considerate dalla magistratura come prove è risultata per Aragonà il migliore avvocato della sua causa, visto e considerato che oggi da condannato può svolgere liberamente la professione. Io ci tengo ancora a ringraziare tutti voi che avete avuto la pazienza di dedicarmi un sabato mattina, che veramente è un piacere essere qui e parlare di fronte a una platea così vasta ed eterogenea, aggiungo. Quindi grazie veramente per la vostra presenza. Esiste c'è la verità, c'è la verità giudiziaria e anche c'è il chiamiamolo tam-tam mediatico che attorno a delle vicende, spesso anche delle fotografie si fa. C'è una fotografia in particolare, quella del vassoio con i cannoli, che viene scattata il giorno dopo la condanna di primo grado, che portò sfortuna. Io voglio fare una domanda a Lillo Miceli. Uno, chiedergli se si trovava lì quel giorno. Due, se è vera la ricostruzione che alcuni colleghi nostri palermitani mi hanno fatto, e che in realtà, in buona fede, dopo che una prima volta l'allora presidente della regione Cuffaro aveva spostato il vassoio con i cannoli, il fotografo Naccari, Michele Naccari, non aveva scattato bene la foto, perché aveva chiesto a Cuffaro di ripetere l'operazione per consentire la foto. È vero tutto questo, al di là del fatto, la verità incontestabile, che il tam tam che suscitò quella foto, ma come? Uno condannato si mette a festeggiare con i cannoli, poi abbiamo appreso che i cannoli arrivavano una volta a settimana alla presidenza della regione e che non erano certo stati ordinati per festeggiare, men che meno ordinati da Cuffaro. Tu ti trovavi lì? Io c'ero, come ci sono stato e continuo a essere sempre presente nei momenti topici della vita politica regionale, ahimè da troppo tempo, però ci sono. E quella mattina quel vassoio di cannoli io l'ho visto arrivare, che volava da una mano all'altra nell'anticamera dello studio del Presidente della Regione, perché c'era tanta di quella folla e questo vassoio di cannoli sembrava che volasse. E in effetti questi cannoli erano un controsenso in quel contesto, in quel momento, ma da nessuno ordinati. Poi vi dico il resto. Il presidente Cuffaro allora prese il vassoio per dire portateli fuori. Michele Naccari, adesso non ricordo se gli ha detto ripetilo o se gli ha detto fermati, se è una nequizia, però ha rifatto lo scatto. Cuffaro senza malizia si è prestato, tant'è che probabilmente nella sequenza dei fotogrammi, nella prima foto era corrucciato, cioè incazzato, perché c'era quel vassoio di cannoli. Nella seconda, siccome si era forse un po' messo in posa per la foto, c'è anche un sorriso. Però, quella è la foto che ha creato questo mito del festeggiamento della condanna. Ma non è così, perché tutti
quelli che eravamo seduti al tavolo del Presidente della Regione, lo studio del Presidente della Regione, un tavolo rotondo come ben sai, per fare la conferenza stampa, tutti l'indomani abbiamo scritto, anche quelli che sono stati, lasciamo perdere io perché si sa che sono amico di Cuffaro e quindi posso anche non fare testo. Però anche Bolzoni, Cavallaro, altri inviati di altri quotidiani nazionali hanno scritto esattamente quello che è accaduto. Però nonostante queste testimonianze, il tam tam ha fatto in modo che andasse avanti l'altra versione, quella del festeggiamento. E a quel punto è stato inarrestabile. No, dico, voglio aggiungere soltanto una cosa. Io che sono stato a casa di Totò Cuffaro il pomeriggio della sentenza, e lui aveva in un primo momento deciso di seguirla da casa, dopodiché è stato un po' rimbrottato dalla figlia, ma come tu sei stato sempre presente a tutte le udienze, ora il giorno più importante te ne stai a casa, allora lui è stato colpito da questa critica della figlia, si è andato a cambiare e ce ne siamo andati all'aula bunker di Pagliarelli, facendo un percorso molto... un circuito molto complesso, perché lui prima di andare a Pagliarelli cercava una chiesa, e abbiamo trovato la chiesa di Santa Luisa de Marillac, per caso la chiesa dove si sono svolti i funerali di Paolo Borsellino, e io e lui insieme abbiamo pregato. Siamo stati a Pagliarelli, siamo tornati a casa. Quindi l'indomani mattina, quel presunto festeggiamento, era una cosa che io, che avevo vissuto quelle ore di vigilia con lui, era una cosa che non ci stava. Ma forse quello che non si sa è che la signora che ogni lunedì portava il vassoio di cannoli, perché faceva parte, credo, del gabinetto, alle elezioni successive si è candidata con una lista concorrente con quella dell'UDC. Questo è un particolare che non sapevamo. Vediamo di avviarci alla conclusione, con la speranza poi di chiudere proprio con un intervento nella maniera migliore, con un intervento dell'ex presidente Cuffaro. Quindi una delle ultime domande, se non l'ultima, salvo Fleres. L'essersi costituito Totò Cuffaro un minuto dopo la sua condanna in Cassazione, poi avere scontato per intero il carcere inflittogli, ci consegnano, lo dicevo all'inizio, senza tanti giri di parole, un gigante di dignità. E allora ti chiedo, è esatto dire che l'uomo Cuffaro ha riabilitato le ombre, poche o molte lo dirà la storia, dell'uomo politico Cuffaro? Anche in questo caso la mia risposta è certamente sì, e potrebbe concludersi qui, ma io vorrei aggiungere un brevissimo commento. Non solo l'ha riabilitato, ha riabilitato anche un periodo storico, un periodo politico che era stato travolto da altre vicende giudiziarie che non hanno visto analogo tipo di reazione. Cuffaro è stato ed è rimasto per tutto il periodo un uomo delle istituzioni, ha rappresentato le istituzioni, si è assoggettato alle regole delle istituzioni, e tra le regole delle istituzioni c'è, io non amo dire il rispetto di una sentenza, ma l'esecuzione di una sentenza, perché mi chiedo come si possa avere, come un innocente possa avere rispetto della sentenza che lo condanna, o come una vittima possa avere rispetto della sentenza che assolve il suo carnefice. Quindi sulla retorica dei termini magari ne parleremo in un'altra occasione, ma diciamo si esegue la sentenza. Ma vorrei non smentirmi. Io sul piano politico sono stato in alcuni casi molto avversario di Cuffaro, ci siamo scontrati sul piano politico più di una volta, mai sul piano umano, perché abbiamo sempre
separato i livelli, come è giusto che sia in una società civile, lui a Matrix ha dimenticato alcune cose. Quando un giornalista gli ha chiesto lei si era mai occupato di carceri prima della sua vicenda, lui ha detto di no, non è vero. Cuffaro si è occupato di carceri in almeno due occasioni. Quando contribuì all'approvazione di una legge che ebbe grande successo e per questo il governo in carica non l'ha più rifinanziata, che è quella che consentiva ai detenuti in espiazione di pena di svolgere un'attività lavorativa in carcere, cito solo un dato: su 140 detenuti che hanno usufruito di quella legge nessuno ha presentato episodi di recidiva, nessuno è più tornato in carcere e alcuni di questi non solo continuano a lavorare, come tutti continuano a lavorare, hanno persino assunto dei dipendenti e quindi sono passati dalla fase, come dire, del peso, tra virgolette, della società alla fase di contribuenti attivi della società stessa. La seconda è stata quella, anche questa, siccome funzionava, è stata di fatto svuotata, quella che prevedeva l'istituzione del garante dei diritti dei detenuti. È una legge che risale al periodo del suo mandato e siccome produceva effetti, ha prodotto effetti, di fatto è stata depotenziata. Quindi non è vero, Totò, che tu non ti sei occupato di carceri mentre eri deputato regionale e presidente della regione, te ne sei occupato, altri non se ne sono occupati, pur dicendo che se ne sono occupati, e altri fanno un'azione politica anche verbosa in alcuni casi contro la mafia, essendo consapevolmente o inconsapevolmente invece forti alleati della mafia. Bene, se siete d'accordo possiamo tirare le somme, concludere questo incontro, la presentazione del volume dedicato. Sì, sentiamo. Io volevo chiudere, se è veloce, con piacere, certo. Le cedo. Io appartengo ad una generazione prima di Cuffaro, a quella di, mi lasci dire, di Piersanti Mattarella, di Lillo Mannino e di Locurzio a Siracusa. Dica il suo nome per chi non la conosce. Sono Pippo Locurzio, sono un deputato regionale, nazionale e senatore della Repubblica che viene da lontano, 1967. Cuffaro è venuto negli anni 70 e forse oltre. Ma quello che ci unisce a lui sono tre cose. La prima, la politica come servizio, come espressione più alta della carità. La seconda, quella di avere come maestri comuni Sturzo, De Gasperi e il La Pira, siciliani per eccellenza. La terza è quella di avere dato parte della nostra vita con le mani e con la faccia pulite. Noi parliamo in una città industriale, forte, determinata, Catania, la capitale forse del meridione più di Napoli. Sappiate che Totò Cuffaro è stato uno dei pochi deputati dopo di me, dopo Piersanti Mattarella che è stato ucciso dalla mafia, dopo Lillo Mannino, mio collega in tutti i sensi, che è stato assolto per oltraggio, alcuni che hanno detto, alla mafia, sappiate che Totò Cuffaro è stato anche uno che ha dato, nell'ambito dell'attività cristiana della vita, per chi crede, per chi non crede nel senso laico, anche una intercessione forte e determinata alla mia città, non tanto per l'industria della chimica, della parachimica, ma quello di avere realizzato uno dei santuari più importanti che esistono al mondo, quello della Madre di Dio, per chi crede, la Madonna delle Lacrime, con finanziamenti operati per la prima volta nella storia del mondo e in Italia e in Europa da parte della Regione Sicilia. Volevo evidenziare questo fatto, la politica come servizio, la politica come amore, la politica come dedizione di se stessi. Concludo, signor amico che apprezzo, ho comprato molti libri,
Simone Nastassi, per un fatto importante. Non c'è giudice che tenga, e tu hai fatto il nome, ma le intercolazioni, le interpretazioni, le intercessioni ibride ed eterogenee espresse da parte della magistratura, perché si cercava per forza la condanna, qualcuno da sacrificare, io non lo accetto, ve lo dico in nome dei valori della democrazia e della libertà. Concludendo, che la libertà per noi cattolici democratici, io non sono un pentito del mio passato, è l'espressione più alta della libertà. La libertà è l'espressione più alta di ciascuno di noi, di quello che può fare. E Totò Cuffaro questo lo ha manifestato in galera, con 5 anni ne poteva fare di meno se avesse detto o inventato altre cose che alcuni giudici volevano. Simone, io ti ringrazio. Ringrazio anche l'amico Bonfirraro per quello che avete espresso. Voi rimanete nella storia assieme a Cuffaro. Ma sappiate che un vecchio di 83 anni, Cuffaro mi può venire figlio, io nel 67 fui eletto deputato, da lui ho appreso in silenzio come si serve la istituzione regione, e non c'è Alessi, Aldici o la loggia che tenga. Lui ha rimangato e ha riportato con prestigio e con dignità la forza della Sicilia, l'impegno della nostra sicilianità. Per questo ti vogliamo e ti vogliamo. Beh, prima di dare la parola a Cuffaro, all'ex presidente della regione, Cuffaro, devo dire che molti di noi siciliani, io fra questi, alla politica come servizio abbiamo smesso di crederci. Una ridda di ipotesi, una marea di domande alle quali qualcuna Cuffaro ha già dato risposta. Cercano conferme, ma adesso davvero andrà, come hanno scritto in tanti, andrà in Africa con la moglie, e davvero, come vuole qualcuno, Micci, che la coalizione del centrodestra può fare l'ispiratore di un progetto politico? Troppo bello sarebbe, ma come, se ha detto che abbandono per sempre la politica. Questa vicenda, con una domanda semplice, che poi è quella alla quale stai rispondendo in queste settimane, questa storia che cosa ti ha insegnato? L'ingratitudine di alcuni politici considerati fratelli di politica, Raffaele Lombardo fra questo, con il protagonista di questo libro, con Totò Cuffaro, l'ex presidente della regione siciliana. Beh, un po' con emozione che torno a parlare in pubblico, l'ho fatto l'altro ieri presentando un libro a Roma, torno a farlo qua. E dico subito che non mi vedrete né oggi né domani parlare del mio processo, non ne parlerò mai più. Credo che il mio processo appartenga, e la mia vicenda giudiziaria appartenga certamente alla mia coscienza, e spero e mi auguro che appartenga alla coscienza dei tanti siciliani che mi hanno conosciuto, e che sa, una speranza ancora più forte che possa appartenere anche a quelli che non mi hanno conosciuto. Ma le parole sul mio processo si fermano lì, non mi vedrete mai dire nient'altro che questo. È una vicenda chiusa, è una vicenda che certamente mi ha procurato tante sofferenze, ma le sofferenze non sono state sterili, ringrazio Pippo che l'ha voluto ricordare. La sofferenza alla fine, per quel che mi riguarda, è riuscita persino a essere e a diventare feconda, per cui è finita lì tutto quel che posso e che voglio dire sul mio processo. Non credo, ci ho riflettuto a lungo, e non credo che proporrò la revisione del mio processo. Non servirebbe a niente, certamente non servirebbe a far recuperare gli anni della mia sofferenza,
e non so neanche se vorrei recuperarle, perché come ho detto alla fine questa sofferenza non è stata sterile, è stata produttiva. Certo non è stata bella, ma è stata utile, quindi non ha senso che io faccia, che chieda alla giustizia italiana di tornare sul mio processo. So che qualcuno insiste, perché questo significherebbe in qualche modo ridare un verso a una storia che non può essere quella che è stata scritta dalle sentenze, ma in questi anni mi sono convinto che il verso della storia non è quello scritto dalle sentenze, il verso della storia è quello che sta nel cuore delle persone, nella testa delle persone, quindi nonostante so che il mio amico Piero e altri non siano d'accordo, non credo che proporrò la revisione del mio processo. È difficile ricordare gli anni, questi 5 anni in pochi momenti, però non è difficile, pensando e rivedendo anche qua dentro, in ogni pezzo di quel tempo, una lettera che mi è stata scritta da voi, e ne ho ricevute tantissime. Ho scoperto alla fine che mi avevano consegnato 15.000 lettere, ma che ne erano arrivate praticamente più del triplo, che non hanno materialmente potuto consegnarmi. Perché in quelle lettere che ho voluto portare con me ci sta non solo il mio carcere, ma ci sta la forza che ho ricevuto da ognuno delle tante persone che mi hanno scritto, ci stanno i sentimenti che non passano mai. Sono quelli che ti porti dietro, che hai nel passato, nel presente, nel futuro, perché poi la vita scorre, cambia, quello che rimane è quello che ti è stato dato, che ti resta dentro, che è collegato a un sentimento, a un sorriso, a uno sguardo. E questi mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Devo dire che sono stati, insieme all'amore per la mia famiglia, e alla fede che ha avuto la forza di assemblare tutto questo e di valorizzarlo, sono stati quelli che mi hanno aiutato a superare questi anni difficili, con momenti di disperazione, con momenti di sconforto, e però tutte le volte che nello sconforto e nella disperazione mi arrivava una lettera, una si fa per dire, perché me ne arrivavano tantissime ogni giorno, io mi rendevo conto che, seppur segregato e privato della libertà, c'era qualcuno che stava soffrendo insieme a me, anche se era libero. E allora capivo che era giusto che io continuasse ad avere coraggio, fiducia, soprattutto nelle istituzioni, perché il coraggio di credere nelle istituzioni, perché di questo si tratta, l'ho scritto poco fa, una dedica ad una persona in cui credo che sia giusto io la dovessi scrivere, e la fiducia che bisogna avere nelle istituzioni è tale se, quando le istituzioni, sto parlando dell'istituzione della giustizia, ti mette alla prova e tu hai il coraggio di avere ancora rispetto e fiducia. Perché è bello dire che si rispetta la giustizia e si ha fiducia quando questa non ti attraversa e non senti il dolore nelle tue carni. Diventa vero rispetto, non vero rispetto, diventa rispetto tembrato, perché si può essere vero anche senza averne le ferite nelle carni, diventa rispetto tembrato, è doveroso quando, sentendone le ferite, vedendo le ferite in qualche modo dolorose, tu continui ad averlo. Ma io probabilmente ho sbagliato nell'utilizzare la parola dovere, lo voglio dire al nostro amico che ha voluto così con tanti affetto annunciare. Io non credo che si debba rispettare la giustizia e si debbano rispettare le sentenze per dovere. Si può fare, ma se si rispettasse una sentenza per dovere, non sarebbe da parte nostra una gran bella cosa, perché il dovere a volte si può fare anche senza la volontà di farlo, perché il dovere si fa perché spesso, se non si fa un dovere, si incorre in una punizione. Io credo che il rispetto della giustizia sempre
è un nostro diritto, so che non è un'idea mia, ma di qualcuno che mi ha preceduto soltanto di 3.000 anni fa, perché è l'idea socratica della giustizia, no? È un diritto rispettare una sentenza, anche questa sentenza non è quella che tu in qualche modo ti aspettavi che fosse, perché è un tuo diritto sapere che c'è lo Stato che ti ha chiamato attraverso una delle sue funzioni a rispondere di qualcosa, ed è un tuo diritto osservare quella sentenza. Per questo io ho ritenuto sin dal primo momento che non fosse soltanto un dovere per me, ma fosse innanzitutto un diritto mio e soprattutto un diritto che avevo la voglia, la volontà, perché i diritti si manifestano con la volontà, di manifestare, perché questo sì, lo dovevo alla mia famiglia e lo dovevo ai tanti siciliani che avevano avuto fiducia in me e che mi avevano chiesto di rappresentarli. Per questo ho affrontato questa difficoltà nella consapevolezza che credere sempre nella giustizia e soprattutto credere nella giustizia alimentandone la speranza fosse un diritto, e nella convinzione che giustizia e speranza sono delle cose buone, e alla fine, anche se solo e soltanto lontanamente alla fine, le cose buone vincono sempre, perché è così che funziona questa nostra vita. Allora, grazie, sono grato a Simone Nastasi. Grazie. Perché ha voluto, senza conoscermi, nel senso che hai scelto di scrivere questo libro assieme a Salvo Buonviraro, che ho conosciuto praticamente il giorno 23, quando sono andato a trovarlo, perché ho sentito sì, il bisogno di... Lui l'avevo conosciuto qualche mese prima, quando è venuto a trovarmi, perché hanno voluto riscrivere una storia, e so che non è facile reggere non so quanto migliaia di pagine per capire dentro quella storia. Io ho cominciato a capirci qualcosa solo dopo 5 anni di studi di giurisprudenza, nel senso che non avendo nulla a che fare mi sono dedicato a leggere, a scrivere, e nel mentre mi sono preso un'altra laurea, tanto ad abbondanza, almeno non guai. Allora ho capito concretamente che cos'era successo. Simone ha voluto riscrivere questa storia, l'ha fatto dal suo punto di vista, devo dire che gli sono grato per aver voluto impegnare questo suo tempo per scrivere la mia storia. Quando c'è qualcuno che ti dedica del tempo, gliene devi essere grato, perché come diceva il buon Seneca, se c'è una cosa di cui devi essere grato alle persone, perché quando te lo avranno offerto non potrai più restituirlo, perché è passato nello stesso momento in cui te lo dai, il tempo, perché... E allora io gliene sono grato, perché so cosa ha dovuto fare per leggere tutte quelle pagine e quanto tempo abbia dovuto impegnarci. La valutazione del libro appartiene a ognuno di voi che lo legge. Io l'ho letto, non l'ho neanche commentato con lui, perché è giusto che ognuno le dia la sua dia una sua versione dei fatti. È una storia che ha voluto riprendere, e per questo gliene sono infinitamente grato. Io sono convinto che l'esperienza che mi è toccata di vivere nella mia vita è un'esperienza straordinaria. Poco fa qualcuno che me lo chiedeva, per tornare alla domanda sulla politica, per me fare il Presidente della Regione credo che sia la cosa più bella che mi sia mai capitata, ma vado oltre, che possa capitare a chiunque faccia politica. Cioè, essere eletto dalla sua gente perché gli dà la fiducia per essere rappresentata, poter servire la propria terra, quella che si ama, e poter servire la propria gente, credo che sia l'esperienza più straordinaria che possa capitare in politica. A me, grazie a voi, grazie a tanti altri, questo è successo, e ne sento ancora adesso l'orgoglio e la responsabilità. Mi rimane perlomeno, per la verità, il rimorso che probabilmente avrei potuto fare di più. Certo, non è stato facile fare il Presidente della Regione se soltanto dopo un anno e mezzo sono stato raggiunto da un avviso di garanzia per un reato infamante, qual è quello
di aver favorito la mafia. Io ho fatto il presidente della regione nonostante sulle mie spalle e soprattutto dentro la mia testa pesasse il dramma di quell'avviso di garanzia. So di non aver fatto il presidente come avrei potuto farlo se avessi avuto la testa libera e sgombra e soprattutto la voglia, forse anche un po' più di coraggio di quello che ho avuto nel poterlo fare. Questo rimorso mi rimane il dubbio, per questo so, l'ho detto e lo ripeto, di dover chiedere scusa ai siciliani di non aver fatto tutto quello che avrei potuto fare e che non ho fatto. E però questa è stata un'esperienza bellissima alla quale non solo non abbiuro, ma alla quale dico con forza, nonostante sappia adesso qual è stato l'esito finale di questa esperienza che mi ha portato in carcere, bene, io se tornassi indietro la rifarei tutta per intero, il carcere compreso. Io... Perché non può esserci, e finisco, non può esserci niente di più bello di quello che... di quello che mi sia capitato, perché io so, e chiudo veramente, e però fa parte di quello che è stato. La mia esperienza bellissima e la mia passione della politica si è fermata il giorno dopo che sono entrato in carcere, perché è giusto che sia così. Ma lo dico soprattutto perché adesso dico una cosa che molti di voi diranno, ah ma non è così, e invece io che in carcere... ho perso l'ipocrisia della politica perché non serviva, perché vi assicuro che in carcere se c'è una cosa che non potete permettervi è di essere ipocriti, perché dopo due minuti ti sgamano ed è finita. Io ho perso l'abitudine di essere ipocrita e poi no, non voglio più esserlo, perché ho capito che è molto più bello dire le cose che si pensano, anche se poi qualcuno dice ma non è così. Io sento l'affetto della gente di Sicilia intorno a me in questo mese, l'ho sentito in tutti questi 5 anni e l'ho sentito in questo mese che sono libero, l'ho percepito in ogni momento, ma ho la consapevolezza che questo affetto, questi sentimenti nei miei confronti, se io minimamente immaginassi di tornare in politica, verrebbero quantomeno dimezzati. Ne ho la consapevolezza e credo che sia giusto, perché la gente può aver apprezzato quello che è stato il mio comportamento, però la politica in questi 5 anni è cambiata, è diventata un'altra cosa, è andato avanti, io sono rimasto fermo, a parte che non la capirei più, giuro che non la capisco più, in molte case poi non sono abituato a fare questa politica. Neanche noi. Non lo so, voi ci siete vissuti, a fare una politica che è soltanto di chi sta da una parte e parla e di chi dall'altra parte non può neanche permettersi il lusso di dire che è d'accordo o no, perché si parla ormai in televisione. Io sono abituato a quella politica che mi consentiva di abbracciare la gente, che è la politica che mi ha portato in carcere, però è fatto così. Quindi vi prego, non è una farsa, è la realtà, è la cosa più bella della mia vita, ma è finita, non c'è più spazio nella politica elettorale attiva. Resto non a fare la politica del consigliori, come qualcuno pensa io voglia fare nei confronti dell'opera che sta facendo Gianfranco Miccichè, che rispetto, ma non sono né consigliore né nobile, per essere chiaro, io sono soltanto uno che continuerà a fare la politica nel senso che il mio amico Fleres spesso mi ricordava, che è un progetto, che è tutto quello che serve a raggiungere un progetto di bene comune. Continuerò a fare quello che posso per essere utile alla Sicilia, e io credo che oggi essere utile alla Sicilia significa anche andare a fare il medico volontario in Africa. Non parto il 30 marzo perché il presidente della fondazione Water World Foundation che sta... gestendo l'ospedale che noi abbiamo costruito, c'è un altro assessore, c'è un altro che abbiamo costruito a Rossi nel Burundi con i fondi della solidarietà internazionale che altre regioni non avevano fatto e noi abbiamo utilizzato, andrò a fare il medico volontario certamente dal 30 maggio al 20 di dicembre, questo è certo, poi vediamo, e porto con me mia moglie, che è quella che in questa esperienza forse ha pagato il prezzo più alto. Quindi credo di portarmela. Quindi chiudo perché credo di aver risposto, amici. Grazie Salvo, è vero che abbiamo fatto qualcosa, ma io non voglio dire quello che abbiamo fatto. Se lo dici tu che sei stato il promotore di quella legge, te ne sono grato, però io credo di dover fare, a cominciare da adesso, qualcosa in più per le carceri e per i detenuti. Adesso
che so che se c'è qualcosa che tiene in vita i detenuti è la speranza che ci sia qualcuno che si occupi di loro, la speranza di non essere, dico speranza non certezza, perché un detenuto basta soltanto la speranza, di non essere considerato un escluso della società, di non essere abbandonato, di non essere dimenticato, perché gran parte dei detenuti non ha nessuno, non ha parenti, non ha amici, quindi che ci sia qualcuno che si occupi di loro in un modo o nell'altro è per loro già una speranza, e in carcere la speranza è quello che ti fa vivere, perché senza la speranza in carcere non si vive, e io l'ho dovuto percepire purtroppo, e l'ho dovuto vivere assistendo, ahimè, a più di un suicidio in carcere di persone che il giorno prima erano lì a passeggiare con me, che il giorno dopo avevano scelto di togliersi la vita, e l'ultimo che si è tolto la vita tranciandosi le giugulari con le lamette contemporaneamente, il giorno prima giustificando un altro suicidio, e io non capii che cosa c'aveva nella testa, mi disse: sai, a volte si sceglie in carcere si sceglie di morire, perché così si muore una volta sola piuttosto che morire ogni giorno. Io non lo capii. Allora io sento il bisogno, non il dovere, sento il bisogno di fare qualcosa per suscitare queste speranze, per tenerle vive, per dare a loro un'opportunità. E perché anche loro mi hanno dato qualcosa. Mi ricordo nei momenti più drammatici della mia disperazione, io avevo questi ergastolani che vivevano con me, che venivano a ricordarmi che la vita va vissuta sempre, perché è bella sempre. E io ho avuto questa fortuna di metterci insieme la fede che mi ha assistito in questi 5 anni, perché io credevo di essere un buon cristiano, credevo solo perché avevo fatto qualche opera religiosa, perché ero spiritualmente vicino alla fede, perché avevo fatto Lourdes, Medjugorje, Santiago de Compostela, ma avevo sperimentato la parte spirituale della fede, quella che ti porta al Dio. Invece in carcere io ho vissuto la fede nella sua parte più profonda, ho vissuto la parte umana, ho visto Cristo scendere dalla croce e diventare lui Cireneo nei confronti miei e di quelli che hanno bisogno. È sceso dalla croce e ha preso la mia e la croce degli altri che avevano bisogno. E questa è la parte più straordinaria della fede, è la parte del Dio umano che sceglie di vivere con te e di prenderti per mano. Io questa fortuna l'ho avuto di avere la fede, tanti altri non ce l'hanno. E allora credo di dover fare quel poco che è giusto che possa fare, perché il carcere toglie tutto, ma non ti può togliere l'amore della tua famiglia, non ti può impedire di amare la tua famiglia e di amare della tua terra, e io sono uno di quelli che ha avuto la fortuna, perché il carcere non mi ha tolto l'amore e l'affetto di tutti voi che ancora me ne volete. Forse proprio sul carcere Simone aveva sì, io qualche domanda da fare. Ah, io volevo. Grazie. Sì, grazie. Il coraggio, grazie. Veramente ringrazio lei, senatore, per quello che ha detto sul mio conto, però penso che siano altre le persone. Grazie. Andiamo alla domanda, approfitto. Andiamo velocemente alla domanda, sì, approfitto anche del termine brutto, colgo l'occasione perché penso che non mi ricapiti più. Allora, parlavamo delle carceri, che è un luogo per molti, che a molti italiani viene sempre raccontato in una maniera non sempre corretta e veritiera. Abbiamo qua una testimonianza importante. Io vorrei chiedere appunto all'ex presidente Cuffaro qual è lo stato delle carceri italiane. E soprattutto che cosa realmente la politica italiana, il governo, chi per lui, può fare per migliorare la situazione delle carceri italiane, e come ha scritto tu in uno dei tuoi libri, per rispettare le anime che sono in carcere. Io prima di dire quello che può fare, una bella frase di Kennedy che non è mia, prima di chiederti di sapere quello che può fare il tuo paese per te,
chiediti quello che puoi fare tu per il tuo paese. Io la giro un poco e dico, prima di chiedere, di dire quello che può fare lo Stato per le carceri, io credo che dobbiamo chiederci quello che possiamo fare noi, società civile o libera, chiamiamolo come vogliamo, per le carceri. Perché il problema delle carceri e dei detenuti, prima ancora che di essere dello Stato, è un problema della società. È la società che continua a pensare che quello è un pezzo, una parte che ha sbagliata, che va reclusa e che probabilmente non merita o non ha, non deve avere i diritti che debbono avere le persone. E questo è il problema vero. Poi lo Stato, che è fatto dalla politica, che guarda la società, è costretto a comportarsi nei confronti delle carceri secondo quello che è il richiamo della società, perché è inutile che ci prendiamo in giro. Poi la politica, piuttosto che assolvere ai propri doveri, si fa condizionare da quello che è la volontà della società che vota e che le legge. Allora, io credo che questo Paese, e prima ancora che questo Paese, la nostra società, se non si renderà conto, o se non capisce, o se non matura la convinzione che dentro le carceri, o che le carceri sono storie di anime e non sono soltanto storie di corpi, noi le carceri di questo Paese non riusciremo a cambiarle. Perché sino a quando pensiamo che il dovere è di prendere una persona e metterla in carcere perché deve pagare il fio delle malefatte che ha fatto, senza rendersi conto che invece la nostra Costituzione da tempo ha sancito con l'articolo 27 che le carceri non sono punitive, Salvo, tu l'hai scritto, io ho regalato i tuoi libri e le cose che avevi fatto da garante per i detenuti in Sicilia, tutte le Bibbie, che è diventato il Vademecum, che ha funzionato. Se non ci rendiamo conto che le carceri non possono essere considerate punitive o vendicative, e che non sono il contenitore di corpi, allora è difficile che potremo cambiare e migliorare le condizioni dello Stato. Certo, se in cella ci stanno invece di 4 persone ce ne stanno 8, vabbè, chi se ne frega, tanto è un corpo, 4, 8 rimane lì. Se devi stare 23 ore chiuso, vabbè, chi se ne frega, non è questo. Allora, continuare a pensare che le carceri non siano rieducative, io l'ho scritto nel precedente libro, è una leggenda, è la leggenda del carcere rieducatore, perché non solo il carcere non rieduca, ma il rischio è che le persone messe in carcere per reati minori finiscono con incamerare dentro il proprio spirito un odio nei confronti di quello Stato o di quel padre che è lo Stato, che lo sta considerando come un figlio da abbandonare e negletto, e quando escono sono ancora purtroppo più astiosi nei confronti della società. E invece questo non può succedere, perché dentro le carceri, se il detenuto arriva con un animo propenso all'astio e al risentimento, finirà non solo col peggiorare, ma col non superare il carcere, perché astio e risentimento non ti aiutano. Allora cominciamo noi a cambiare, cominciamo questa società ad essere più aperta nei confronti, non soltanto perché l'ordinamento penitenziario lo dice, ma perché se lo dice poi nessuno lo fa. Se poi persino quando si va a visitare un detenuto, che non solo lo dice l'ordinamento penitenziario, lo sancisce la legge dello Stato, ma lo dice persino Gesù nelle sue parabole, no? Uno dei doveri dei cristiani, poi se quando qualcuno viene non si capisce per quale motivo, ci si immagina che venga lì per fare chissà che cosa, perché mi viene da ridere, quando una persona va a trovare un'altra persona in carcere c'è il direttore presente, 3 agenti di polizia penitenziaria, appena parli di politica ti fermano per dire non se ne può parlare, eppure questo paese, la stampa di questo paese ha riempito pagine di giornale dando un'immagine sbagliata, che certo non è che non va bene a me, non va bene né a me né a tanti detenuti che non solo si sentono in qualche modo violati, ma anche umiliati nelle cose da fare. Quindi cominciamo a cambiare noi. Io l'ho capito in ritardo, l'ho detto a Matrix, ammetto le mie responsabilità, mi sono occupato poco delle carceri, avrei dovuto fare molto di più e non ho fatto, però ho sbagliato, e io mi auguro
che altri si occupino delle carceri senza avere a soffrire le cose che ho dovuto soffrire io, e soprattutto che la società dia un impulso nuovo che condizioni la politica ad occuparsi di più delle carceri. Bene, se siete... Mi viene in mente, se mai qualcuno decidesse di scrivere, forse lo stesso Totò Cuffaro, la propria biografia, parafrasando un famoso libro, potremmo... La mia biografia vera, se c'è un giornalista siciliano che la può scrivere, uno, perché mi conosce da quando avevo 5 anni, è Lillo Miceli. Io spero che la scriva. Lillo, quasi te lo sta chiedendo, io stavo aggiungendo che parafrasando, lo dico davvero da siciliano, un famoso titolo, adesso capirete, potrebbe intitolarsi "Questo è un uomo". E così chiudiamo questo incontro, oggi parte questo tour di presentazione del libro Cuffaro, tutta un'altra storia, per cui voglio cedere per ricordare un po' il microfono e poi salutarvi all'editore del libro, Salvo Bonfirraro, velocemente Salvo. Intanto sì, grazie per la magnifica conduzione di questa giornata, volevo ringraziare tutti quanti, sono al tavolo, e volevo ringraziare soprattutto la stampa, che tu dicevi prima è stata contraria a tutta la vicenda di Totò Cuffaro, a parte alcuni nomi che tu hai fatto, a partire da Daniele Loporto, Luca Telese e Pierangelo Buttafuoco. Ecco, questa stampa che comunque ha parlato male nel corso degli anni di Buttafuoco, quest'anno invece ci sta supportando in questa nostra vicenda letteraria, perché noi sappiamo che l'amore per la libertà e la cultura è quello che poi, l'amore per la verità e per la cultura, poi ci rendono liberi, e attraverso le pubblicazioni che noi facciamo rendiamo liberi tutto quello che in ogni caso comunichiamo attraverso questi libri. Voglio ringraziare anche la tenuta Passo Pomo, che ci ha dato la possibilità di avere questo aperitivo appena voi uscite da questa stanza, in onore di questo tour che stiamo inaugurando per festeggiarlo e per festeggiare questo libro di Simone Anastasi, che vedrà pomeriggio la sua presenza ancora una volta Palermo con altri relatori. Grazie a tutti quanti e grazie per aver avuto la pazienza di ascoltarci. Vuoi parlare? No? Benissimo, allora grazie a tutti e facciamo un brindisi a questo libro accomodandoci dall'altra buona parte. Giornata, grazie. Buona giornata, grazie. Sì.